per quelli vegetariani che ne capiscono di verdure, abbiamo una ricetta proprio apposta per voi. Le possiamo definire fettine panate di melanzane? Bravo, eh? Perfetto. È una ricetta che fa sempre mia madre a Nettuno l'estate. Allora, ingredienti: pangrattato, melanzana, uova, parmigiano. Però io c'è un'alternativa che a me piace. La proviamo, poi mi dice se ti piace. Allora, con questo pan grattato, il panco, quello vedete un po' più grossolano, gli voglio far provare questo per friggere, per impanare, e sicuramente le piacerà. Mo fa così, vuoi provare. Allora, iniziamo subito. Allora, taglio la melanzana. Guarda, ecco, la melanzana quale si deve usare? Bianca. Perfetto, così. Veramente. Quindi, più tagliata come? Sottile, sì, bravo. Perché poi diventa la panatura quella che diventa bella spessa, no? Senti che musichetta, romantica. Va messa, mamma mia, va messa. Basta così, vado. Allora, questa melanzana va messa con un pochino di sale. Che tira fuori che tira fuori quell'acquolina, okay. E ci aiuta ad impanarla. Allora, quindi mettiamo qua dentro col sale. Sale fino o sale grosso? Fino. Vai, fai te questa qua. Intanto batto le uova? Sì. Le preparo? Sì, bravo. Aspetta, vado, vai. Quindi sale, così poco. Poi, perfetto, brava, così. Okay. E lasciamo. Quanto stare tempo lasciamo? 10 minuti. 10 minuti così. Ma che cade, Mario? Buono, eh? Che cade? Cade che tira fuori un pochino di acquolina, aiutata dal sale. E l'amaro un po' perde pure un po' l'amaro. Un po' l'amaro, e ci aiuta all'impanatura, altrimenti. Okay. Quindi, 10 minuti, ci vediamo fra 10 minuti, ma 10, eh? Dai, Massimo. Allora, adesso che dobbiamo fare? Iniziamo a battere le uova. Senti che bella. Vai. Allora, senti. Uova, però mi dicevi dietro le quinte. per non sprecare tante uova, se uno ci aggiunge un po' di latte, quindi mette uova. Meno okay. Uova, sarebbe allora, la cosa migliore. Allora, senti, mi fai un attimo invece quell'altra cosa. Io mentre batto le uova, eccola qua, forchetta, ma è rubata già, eh? No. No. Allora, batto un po' di sale, ci hai messo dentro. Sì, basta, perché ce n'è. Basta così? Sì. Poi, allora, che fai col pan grattato, dimmi? Il pan grattato, io farei vorrei iniziare prima la tua. Allora, posso provare la mia, guarda. Allora, col panco, vai. Col panco uniamo il parmigiano. Ok. Quindi questo pane giapponese, origine giapponese, soffiocchi di pane, un po' più grosso, non è soffio sottile. È tutto mollica, bianco. Ok, basta così? Basta. L'altra alternativa è questo qua col pan grattato tuo. Sì, e sarà migliore. Ora proviamo. Però non dite bugie. Ok, sono all'inferno, eh? No. Vai. Ah, io vado con l'olio. Caldo? Eh certo. Io ho provato già la carta. Bravo. Col piatto. Mi fai vedere un attimo le melanzane come sono venute? Ecco. Allora, guardate. Vedete se sono un po'. Inumidite, no? Hanno perso un po' d'acqua, certo. No? Ok. Vai, fammi vedere come funziona. Iniziamo? Vai. Ah, prima. Bacchiona. Non mi metti nell'uovo? No. Ah, al contrario. Ne sa una più del diavolo, vai. Allora, vediamo un po', aspetta se è caldo, provo. Ancora no. Allora, nel frattempo parliamo dell'olio. Che olio usi? Di semi? Di semi. Arachidi o girasole va bene? Sì, io dico girasole. Bello caldo? Sì, ecco, sta Vogliamo iniziando. Provare? Vediamo se è caldo. Sta iniziando. Ah, la grande, dai, è caldissimo, vai. Sì. Proviamo il tuo pan grattato? Certo, vai. Panco si chiama, che pan grattato. Panco. Quindi, prima il pan grattato, senza bagnare, perché è bagnato dall'acqua sua la melanzana. Immergiamo. E poi con l'uovo. Allora, provo una fritta così, veloce, fritte dorate, so. Ah, mamma mia che rumorino. Adesso proviamo la tua che dici tanto che è buona, vai. È buonissima, però ti posso assicurare questa, vedrai, ti sorprenderà. La mia migliore, sarà migliore. Giro quest'acqua, intanto. Prova. Dai, è bello. Però, scusa un attimo, ti faccio una critica, no? Però vedi, qualche parte non rimane attaccata. Che dici? Sono poco bagnate? No, non ride! No, perché? Ho tamponato male! Che bello! No, perché è bello criticare la gente quando fai ricette!
Okay, nel tamponarla lì non ha preso, l'ha preso tanto bene. Cerchiamo di tamponarla bene. Io me ne vado bene. Io me ne vado a Nettuno e finisce a storia. No, non te ne andare, come fa come ragazzino? La creatura? La creatura come fa? Non lo so bene. Dopo i zingari. Sì. Vai, pronto? Giro, Gira, guarda. Bella pure questa, dai. Questa è bella colorita, bella. Allora, dimmi quando sono pronte. Questa qua. Penso di sì, guarda. Vai, tiro un po' fuori. Guardate, ragazzi. Girala, guardate qua. Che spettacolo. Eccoci qua, vai, andiamo con le altre. Adesso andiamo di continuo. Mario, buono, sta buono Mariuccio. Un attimo Mario. Che poi sta già melanzana, pure questa vado fuori. Ok? Bella. Allora, io guarda, questa è col panco e questa normale, poi adesso assaggiamo. Io intanto faccio una cosa. Io vado con, addio l'acqua. Ti faccio assaggiare questa qua, che è tanto disprezzato, eh. Dimmi che ne pensi col panco, intanto giro io. Buona. Buona, eh? Ok, guarda che belle pure queste, bellissime. Tre, due. Buona. Buonissima, eh? Mamma mia che buona. Mamma mia. Bella cicciotta. Vai, io intanto prendo il piatto. Il piatto. Il tagliere. Allora faccio così, eh. Un po' tampono dall'olio in eccesso. Faccio con una montagnola. Caldissimo. Adesso assaggiamo una di queste. Vediamo un po'. No. Buono tutte e due, eh. Un bacio, mamma, grazie. Aiuto. Buonissimo. Allora, mi dici che ricetta mi hai fatto vedere oggi? Fettine panate vegetariane. Lei li chiama così. Sono melanzane fritte con parmigiano. Giano. Quindi i vegetali le possono mangiare. Sono eccezionali. Su dove volevo vedere? Sul nostro canale YouTube, ormai certo, sei in società. Certo. Ok, YouTube, Facebook e Instagram. Da casa Mariola, la famiglia Mariola vi vuole bene e voi volete bene a noi, lo sappiamo. Un bacio.